Bene, amici di Tennis Stars, ci siamo anche oggi domenica per la puntata numero 31. Siamo arrivati al numero 31, ne mancano 9 per fare 40, ma poi andremo avanti perché di giorno in giorno mi continuano a segnalare persone da intervistare, quindi andremo avanti, ma come vi dicevo già nei giorni scorsi, il numero delle interviste sarà ridotto, in che senso? Le farò dal lunedì al venerdì. Il sabato farò sempre un webinar di questo genere, il 18, ma aperto a tutti, quindi sia chi ho intervistato e chi no, per aprire dei dibattiti, dei confronti, insomma anche per conoscerci fra persone, e la domenica faremo pausa. Intanto presento l'ospite di oggi, che qualcuno di voi forse avrà già visto, perché adesso vi spiego perché, ed è Alessandro Mastaluca. Ciao Alessandro. Ciao, ciao a tutti. Alessandro, che è stato il primo ospite e lui ha aperto questa serie di interviste, e solamente che, come vi dicevo ieri, io non sapevo fare queste cose qua, quindi non sapevo usare i programmi, non sapevo come registrare le puntate. È successo che le prime due puntate e poi un'altra, il sistema non ha fatto partire la registrazione, e quindi quella puntata con Alessandro, ma anche con Fabio Ferro, che avremo ospite domani di Tennis Stars, e con Federico Di Carlo, che invece ci sarà mercoledì, non sono state registrate, e quindi ho promesso a loro tre che l'intervista la rifacevo per darmi modo di registrarla e quindi essere pubblicate insieme a tutte le altre che trovate sul canale YouTube di Tennis Stars. Quindi mi sembrava giusto rifare. Scusate, nel frattempo, Alessandro, è passato un mese dalla tua intervista. E mi verrebbe da dire Esatto. cosa è successo in questo mese, ma mi sa che la risposta è scontata, nel senso che sei a casa. Beh, sì, come più o meno tutta Italia, quindi è cambiato abbastanza poco, chiaramente dal punto di vista personale, poi qualche collaborazione, come in tanti, come per tanti, un po' è ridotta, chiaramente stiamo tutti attendendo che inizi la fase 2. Sì, che poi non si sa quando, cioè dovrebbe partire in maggio, ma chi lo sa, leggevo degli articoli anche sugli sport, prima lo sport, prima quello, prima quell'altro, e le palestre, è un casino secondo me, perché poi non so se hai visto, oggi ho fatto un post forse un po' polemico, forse, ma alla fine quando erano le prime 2 settimane, di rimanere a casa eravamo tutti tra virgolette buoni, tranquilli. Adesso quando c'è da tutti amici, tutti sui balconi, bandiere, inni nazionali, tutti a cantare, e quando adesso c'è da riniziare, però ognuno pensa al suo proprio orticello. No, prima io, ma no, prima io, prima io. Insomma, Un si classico. spera che sì, e siccome parlavo proprio ieri con Vincenzo Santapadre, questo è un momento un po' di reset. In che senso? Lui ha detto è il momento di farsi chiarezza come idee, e poi abbiamo fatto l'analogia della safety car che entra in un gran premio, no? Quindi ritornano tutti a essere vicini e si riparte, diciamo, uguali. Quindi bello sarebbe che tutti potessero ricominciare nello stesso momento. Magari non sarà possibile, e forse magari è meglio ricominciare con qualche attività. Sicuramente chi dovrà decidere non dormirà tanto bene la notte. Non è proprio facilissimo in questo momento prendere delle decisioni. No, perché c'è da mettere insieme tante esigenze diverse, ci sono quelle di chi lo sport lo pratica, ci sono le esigenze, se pensiamo anche solo al tennis, dei gestori, dei circoli e di tutti quelli che lavorano all'interno dei circoli sportivi, se pensiamo all'attività di base, ma se ragioniamo di sport professionistico, c'è da considerare, l'impianto dove si gioca, c'è da considerare l'esigenza delle sponsorizzazioni, c'è da considerare le esigenze economiche, se pensiamo ai diritti televisivi, al vertice del circuito e contemporaneamente anche tutto quello che riguarda il mantenimento e la possibilità per chi è invece al di sotto, diciamo, della posizione 150, 200, quindi galleggia in una situazione normalmente difficile dal punto di vista del bilanciamento tra introiti e spese, e anche loro devono essere sostenuti, devono essere aiutati in questo momento e messi nelle condizioni, quando si riprenderà a giocare, di poter continuare la loro attività. E in tutto questo bisogna garantire condizioni
di sicurezza sanitaria accettabili all'interno dell'impianto. E se il tennis è uno sport dal punto di vista, se pensiamo della pratica in sé, teoricamente semplice perché sono due persone che giocano lontane, quindi in realtà saremmo all'interno delle norme di distanziamento sociale, diciamo così, però il tennis è uno sport internazionale, globale, che richiede viaggi, che richiede armonizzazione con normative nazionali legate ai trasferimenti da una nazione all'altra che cominceranno tra un po' ad essere una diversa dall'altra. E tutto questo non è così scontato da armonizzare in un momento così difficile. Sono pienamente d'accordo con te. A livello internazionale, sicuramente, non so, oggi leggevo il fatto degli USA Open che magari tentano ancora di farli. Certo è che o lo fai per la popolazione americana, perché non penso che le frontiere saranno aperte così dall'oggi al domani, Esatto, perché è un esatto. casino. Quindi lo fa per gli americani, ok. Poi all'interno degli stadi, come fai? Una sedia ogni tre, e tutte le persone, tutto il carrozzone che si muove intorno ad uno grande slam, no? Quindi allenatori, giocatori, ci sono 128 uomini, 128 donne, quelli che fanno i doppi, più tutti gli staff, giornalisti, telecronisti, c'è un casino di gente. Quindi, sinceramente, non so, magari a livello amatoriale, il campetto sotto casa, uno contro uno, che arrivi uno da una parte, uno dall'altra. Non ti fai la doccia assieme, visto che per fortuna stiamo andando verso la bella stagione, te la fai a casa, magari forse quello sì. La mia paura è che poi magari uno dice: beh, ma perché loro sì e noi no? Noi lo facciamo, magari apro la palestra e stiamo a 2 metri di distanza. Ok, chi comincia ad andare a verificare questa cosa? Secondo me, Esatto. ripeto, chi dovrà decidere, molto probabilmente, forse è la prima volta che si guadagna veramente i soldi che percepisce. Non so se sei d'accordo con me, ma è la vera volta che questa volta se li guadagno. Senti, torniamo alle nostre cose. Tu e noi abbiamo fatto già l'intervista, ovviamente non riusciremo a farla, ripeterla uguale, ma la linea che voglio farti fare è simile. Quindi, come ho fatto un po' con tutti gli intervistati, quello che ti chiedo è, tu sei un giornalista e scrivi anche dei libri, di cui ne parleremo. Di raccontarmi un po' la tua storia, cioè da dove ti è nata la passione del giornalismo e di scrivere, e come ti sei avvicinato poi al mondo del tennis. No, la passione per la scrittura o comunque per il racconto diciamo, sportivo l'ho avuta da piccolo in realtà, parliamo di quando avevo 8-9 anni, cominciavo a capire che mi piaceva, tutto che mi piaceva scrivere, che piaceva scrivere di sport, inventavo articoli su partite e su partite vere e su partite non vere anche, come in tanti abbiamo fatto. Ero appassionato di calcio all'epoca, quindi scrivevo tanto di partite di calcio, facevo anche qualche telecronaca a casa togliendo l'audio alla televisione, poi arriveranno quelle alla PlayStation, come anche questo penso sia esperienza più o meno comune di tanti che poi hanno scelto effettivamente di fare questa professione. Guardavo anche il tennis, in realtà era l'altro, ho avuto due grandi passioni già da piccolo, erano il calcio e appunto il tennis, quindi lo seguivo da spettatore, da tifoso. Ho avuto modo di cominciare poi dopo l'università. Ho scelto di studiare comunicazione alla Sapienza di Roma con indirizzo giornalismo, con specializzazione poi in giornalismo. E ho avuto modo di cominciare la pratica giornalistica qui, occupandomi di calcio giovanile, dilettantistico per una settimana romano. Ho scritto su siti di calcio. All'inizio quindi parliamo della metà degli anni 2000, e contemporaneamente ho iniziato a pubblicare le prime cose di tennis sul blog prima, che poi sarebbe diventato il sito di Ubaldo Scanagatta. E da lì ho cominciato a seguire in maniera più professionale il tennis. Sono stato inviato a diversi tornei anche importanti, 2 volte Wimbledon, 2 volte il Master, tante volte l'Internazionale d'Italia, sono andato a Monte Carlo, per esempio. Dopo quell'esperienza sono andato a Londra con la possibilità di collaborare, che è durata meno di quanto mi avevano promesso, ma questa è una parentesi che interessa meno, diciamo, con il gruppo Perform, che produceva streaming con commento multilingue ancora
di eventi sportivi per varie agenzie e quindi con la possibilità di commentare anche in italiano. Dal ritorno in Italia ho cominciato a collaborare con Super Tennis per quanto riguarda le telecronache di incontri di tennis e come autore di programmi legati alla storia, soprattutto degli internazionali d'Italia. Ho iniziato a scrivere nel 2014, anche allargando un po' lo spettro delle discipline sportive seguite per fanpage.it, che è una delle principali testate solo digitali, native digitali in Italia. Sono entrato nella redazione sportiva occupandomi di Formula 1 e poi allargato alla MotoGP e tornando al discorso anche poi al calcio. Insomma, questa è un po' la mia storia. Siamo arrivati ormai agli anni recenti. Per quanto riguarda l'aspetto più dichiaratamente tennistico, con Super Tennis ho iniziato poi una nuova forma di collaborazione, diciamo una nuova mansione a partire dall'anno scorso, quindi meno componente televisiva se non come autore di programmi. Recentemente abbiamo fatto uno speciale di 5 puntate sulla storia della Coppa Davis, ma soprattutto come in qualità di uno dei curatori del nuovo sito internet di Super Tennis, che è stato modificato sia nella grafica e di conseguenza anche nei contenuti. Poi ho avuto modo di collaborare anche di pubblicare articoli non solo a tema tennistico su alcune riviste anche straniere. Ecco, questo mi mancava rispetto alla prima intervista. E la domanda che mi viene da farti subito è: adesso che c'è questo periodo, diciamo, di fermo, continui a lavorare normalmente oppure anche tu hai contratti, diciamo, sospesi, bloccati? Alcuni contratti sono sospesi, con altre testate invece riesco ancora a mantenere. In questo momento sto scrivendo meno di tennis, in realtà più di altre discipline, insomma, de delle altre discipline che poi ho seguito, di altre tematiche, però chiaramente la situazione è un po' complicata per tutti, quindi come tutti cerchiamo di sperare che finisca il prima possibile. Sì, speriamo veramente. Ma nel frattempo ci diamo comunque da fare, cerchiamo di aumentare le competenze, Sempre. come ti dicevo prima, fuori onda. Io non, cioè, ho fatto quel corso di giornalismo del tennis con te, ti ricordi, a Reggio Emilia, Come no, come no. ne parlavamo anche nell'intervista originaria, quella aspetta che guardo, poi tra l'altro era lunedì 16 marzo abbiamo cominciato le interviste. No. Quindi ho fatto quel corso lì, però poi mi sono dedicato più al campo, a organizzare degli stage, ad allenare, piuttosto che la carriera giornalistica, però comunque è un lato che mi è sempre piaciuto raccontare e per questo, mentre ero a casa, ho detto dai, facciamo queste interviste per me, per rubare, tra virgolette, delle chicche da tanti personaggi del tennis, ma soprattutto, più che per me, per le persone che sono a casa, che sono appassionate di questo sport e che magari non hanno mai sentito una voce diversa rispetto a quella del giocatore e dell'allenatore. Quindi, come ti dicevo, anche l'altro giorno abbiamo intervistato il fotografo, la prossima settimana abbiamo videoanalisti, persone che hanno inventato dei programmi di match analysis. Abbiamo Fabio Ferro, che è uno di quelli che devo rifare Come no, l'intervista, grandissimo. tennistat.com, e quindi parleremo di materiali, corde, racchette, che è stata una puntata, tra l'altro, vista tantissimo quella originaria. E quindi dare un po' spazio a tutti. Allora, torniamo al tennis. Tu hai detto che ti sei avvicinato con Ubitennis, no? Ma come è impostata, diciamo, la vita del giornalista sportivo? C'è la redazione che ti spedisce nei tornei, sei tu che fai domanda magari di andare a vedere quel torneo. Come è partita, diciamo, la carriera a livello di redazione sportiva? Tua, no? Dall'interno, scusa. La mia, quindi parlo per esperienza, come dire, diretta personale, quindi non troppo generica, sul giornalista sportivo in senso più lato, poi magari se vuoi allarghiamo anche il discorso, no, a considerazioni un po' più generali. Per quanto riguarda la mia esperienza, sono state soprattutto in redazioni diffuse, quindi sia con piccoli luoghi fisici in cui riunirsi, ma tanto con possibilità di scrittura
remoto, in sostanza modalità di smart working con cui più o meno poi tutti ci siamo trovati a essere familiari in questa fase, ma il web consente poi di applicare questa modalità di lavoro anche in una situazione normale, non necessariamente in emergenze come quelle in cui siamo andati incontro. Per cui anche la maggior parte delle riunioni di redazione, quando ho scritto per i siti di tennis con cui ho collaborato, avvenivano via Skype, attraverso strumenti di videochiamate, gruppi sui social network, gruppi chiusi prevalentemente sui social network, quindi con scambi di proposte sia che arrivavano dall'alto come richieste di contenuti da realizzare, sia dal basso con proposte invece degli autori degli articoli che magari leggevano qualcosa o proponevano un'intervista, un incontro, un approfondimento su questo o quell'altro giocatore. Ovviamente discorso diverso va fatto per la televisione, in quanto l'esperienza televisivo sia nella realizzazione dei programmi di approfondimento sia nelle telecronache delle partite, questo non può avvenire a distanza perché c'è tutta una parte tecnologica che ha a che fare con la messa in onda, per cui tutta questa attività va fatta in ogni caso in sede, se si è telecronisti che commentano da studio, quindi con monitor, e se si segue la produzione, regia e la parte testuale dei programmi di approfondimento. Questo ovviamente non è possibile farlo in altro luogo se non nella sede effettiva della televisione. Sì, esatto, assolutamente sì. Poi parleremo anche del lato telecronache e ci parlerai anche come imposti come prepari una telecronaca. Ma ieri parlavo con Vincenzo Santopadre che ha una domanda per te, ma te la faccio alla Ah, fine. ok. Ma te la faccio alla fine. Saluto Vincenzo, approfitto, un grandissimo affetto. Veramente una gran persona ed Grazie a voi. un'umiltà pazzesca. No, invece Roberto dell'Olivo, il fotografo che ho intervistato, parlando così durante la sua intervista, ha detto: sai, noi abbiamo un rapporto con i giocatori che è un pelo più amichevole rispetto al giornalista, perché magari il giornalista, sai, stai attento come parlare perché magari hai paura all'articolo, dici una frase in più. Invece con noi che siamo fotografi sono proprio tranquilli, si lasciano andare. Hai visto anche tu questa cosa oppure secondo te non tanto? No, beh, è possibile, cioè, è chiaro che se lo dice perché c'è un'esperienza, Roberto tra l'altro frequenta il circuito, gira per tornei molto spesso, quindi è assolutamente condivisibile. Diciamo che provo a sintetizzare, dal lato dei giocatori il fotografo è effettivamente meno, virgolette, pericoloso, proprio perché non ha interesse a dare un'immagine negativa. Non ha interesse a che si crei lo scandalo, diciamo così. Alcuni giornalisti, o magari che lo facciano davvero o che sia un'impressione dei giocatori, però in qualche caso si vengono a creare delle diffidenze, perché magari ci sono certi giocatori di loro o perché comunque c'è intorno tutto un meccanismo di addetti stampa, sponsor che premono. E tutta una serie, quindi tutto un insieme di sovrastrutture che rendono importante, ancora più importante, il modo in cui il giocatore esce, il modo in cui le parole del giocatore vengono riportate, il modo in cui del giocatore si parla, perché ci sono interessi, esigenze diverse che non sono soltanto quelle del racconto del match. Per certi giocatori il giornalista è qualcuno che cerca di creare lo scandalo, di creare la polemica, di avere il titolo, magari di piegare il senso delle parole, travisarle, presentarle in un modo piuttosto che in un altro. C'è probabilmente un po' di timore e un po' di diffidenza, diciamo, dei protagonisti e degli addetti stampa, degli sponsor, tutto il sistema che ruota intorno ai giocatori. Quando si parla con i giornalisti, e lo si vede anche nelle conferenze stampa, in quanto per esempio in tutta l'attenzione che c'è nelle conferenze stampa, sia da parte dei giocatori, sia anche da parte della stessa ATP o della WTA, a che le domande non vadano troppo al di là del commento sulla partita, perché non si sa mai, cioè,
tutto questo crea una certa rigidità. È evidente che con il fotografo tutto questo non si viene a creare, è più immediato per il giocatore percepire che i due stanno giocando sostanzialmente la stessa partita, vanno nella stessa direzione, entrambi vogliono che la foto sia bella, entrambi vogliono che la foto sia di fatto comunque pubblicata, però ecco, il fotografo non ha interesse a dare una luce piuttosto che un'altra, a capire in termini, come dire, metaforici, ha interesse sulla luce, ma come questione tecnica. Sì. È meno minaccioso, lui è interessato al gesto, al bel gesto, il fotografo è interessato a rappresentare bene il gesto tecnico e non a tutto quello che c'è intorno alla costruzione, intorno alla partita, intorno all'atleta. Molto di questo in realtà non credo sia del tutto condivisibile, cioè non sempre tutti i giornalisti poi sono in realtà così, non sempre è giustificata, diciamo, questa diffidenza. È molto più una percezione, secondo me, che un aspetto reale, però indubbiamente le percezioni in un sistema come questo, uno sport professionistico in cui comunque rispetto ad anni fa un po' si sono perse le possibilità di rapporti umani più stretti, di confidenza un po' più stretta tra i giornalisti e gli sportivi di primissimo livello, gli sportivi di vertice. Questa freddezza può esserci perché poi ci si incontra in condizioni solo di conferenze stampa, di interviste, di cose, quindi questa diffidenza è comprensibile, non sempre giustificata, però c'è, di questo bisogna tener conto comunque. A proposito di conferenze stampa, no? Ma ad esempio nei grandi tornei, come vengono organizzate le conferenze stampa? Nel senso, dopo quanto della partita vengono fatte? E per esempio può essere che un giocatore dica no, io non ho voglia di parlare, se ne va dritto, o hanno degli obblighi? Come funziona il concetto Allora, conferenza? teoricamente i giocatori hanno gli obblighi di presentarsi. Se parliamo della conferenza stampa, non delle richieste di interviste, diciamo, in one-to-one con alcune testate, ma in conferenza stampa dopo la partita devono venire. Quando non lo fanno, è capitato recentemente, Venus Williams, vengono multati perché c'è un obbligo di presentarsi poi alla conferenza stampa, perché chiaramente ci sono. Se il giocatore è importante, di vertice, ha perso una partita e non gli va di parlare, paga la multa e via. Normalmente la conferenza stampa avviene mezz'ora, 40 minuti dopo, in un match normale di sessione diurna. Poi capitano anche invece delle situazioni, delle occasioni in cui il giocatore di fatto si presenta in conferenza stampa. Ne è appena uscito dal campo, neanche passando a farsi la doccia. E questo capita sia se il match è serale, per esempio, se il match è finito tardi, quindi bisogna accelerare i tempi, sia se ha perso, magari ha perso male una partita combattuta, ha avuto un match point che non ha sfruttato, insomma, sta abbastanza nervoso. Si toglie il dente subito, risponde a quelle 3-4 domande con 3-4 monosillabi e se ne va. Sì, esatto. Magari anche comprensibile in questo Sì, caso. Magari certo, ovviamente. anche per il giornalista, non so, si parlava nelle interviste passate, ma non mi ricordo se ne parlavo con te, tipo la Coppa Davis, quella nuova, che le partite finivano tardissimo. Il giornalista praticamente è sotto un massacro a livello come erano i giocatori, quindi orari impossibili, e poi la mattina dopo subito di nuovo sul pezzo. Sì. Noi, io ero uno di quelli che ha aspettato che finisse Italia il doppio, Italia-Stati Uniti, finito alle 4 di mattina. C'eravamo io, un giornalista di Radio Rai, l'inviata Francesca Paoletti, che doveva fare l'intervista in zona mista per Super Tennis, Christopher Cleary del New York Times, che aspettava il capitano Fish degli Stati Uniti. Ma eravamo veramente i 4-5. Chiaramente aspettare una partita del genere e finire alle 4 di mattina non è agevole. E poi doversi presentare di fatto praticamente a bordo campo, perché noi eravamo in 4, avevamo chiuso tutto, non c'era più nulla, c'era solo il campo, per cui dovevi andare
dovevi uscire dalla sala stampa perché non sarebbero mai venuti in conferenza stampa. Tra l'altro, la carica mnemonica è molto dispersiva perché non sono vicine le sale stampa al campo in cui si gioca e a quell'ora, essendo chiuso tutto, hanno chiuso anche la sala stampa. Noi siamo andati nella zona mista che è immediatamente sotto diciamo, il campo per fare due domande da registrare, che aveva bisogno, insomma, di fare delle brevi interviste, quindi a quel punto è anche tutto molto più corto, non puoi fare granché perché capisci anche che anche loro hanno fatto le quattro e non ti stanno a raccontare chissà che, non puoi stare a chiedere dieci cose contemporaneamente, magari approfondimenti troppo dettagliati, chiaramente ci sta un po' di buon senso anche in chi le fa le domande in quel momento, però è stato francamente surreale che così tardi io non ho mai finito una partita. Sì, hai fatto praticamente la notte brava quasi. Esatto, Senti, esatto, esatto. e invece per quanto riguarda le telecronache, quindi passiamo dal lato dietro lo schermo, come programmavate o come si programmano ancora tuttora le partite, nel senso perché ovviamente ci sono dei tornei durante la settimana a cui vanno fatte le telecronache e quindi ci sarà anche una scaletta di chi fa cosa durante probabilmente la settimana e poi la domanda successiva che ti faccio è nel momento in cui sai che partita è, come ti prepari per quella partita a livello di telecronaca? Allora, sì, chiaramente c'è un'assegnazione che poi può essere o a linea di massima settimanale o più prevalentemente, nel caso nostro, di fatto giornaliera, da un giorno, cercando di rispettare, di mediare tra le gerarchie, diciamo, interne delle voci e l'importanza poi dei match e dei tornei che si vanno a commentare. Nella giornata successiva. La preparazione comporta una documentazione, in ogni caso importante, comunque una documentazione rilevante, ed è forse la fase più delicata, e questo vale anche nella preparazione degli articoli, poi al di là se parliamo di profili, di personaggi, di approfondimenti, in ogni caso è un principio abbastanza simile. Si cerca ovviamente di sapere, di conoscere, di leggere quanto più possibile del torneo che si va a commentare, quindi l'evento, la storia dell'evento, da quanto tempo si fa, chi sono i vincitori degli anni passati, com'è il tabellone, quindi anche il tabellone attuale, a che punto del torneo siamo, parte alta, parte bassa, che turno, come saranno le prospettive, quindi anche come andrà, diciamo, com'è l'allineamento per i turni successivi. Una componente dettagliata, quanto più dettagliata possibile, sulle biografie dei due giocatori o delle due giocatrici che si vanno a raccontare. Quindi carriera, risultati della stagione in corso, risultati della stagione precedente. Anche dettagli su best ranking, tornei vinti, palmarès e curiosità simile, e tutto quello che si riesce a trovare, tutto quello che si riesce ad avere o che magari si è archiviato negli anni di interviste passate, in cui hanno raccontato dove sono cresciuto, dove sono vissute, famiglia, genitori, episodi particolari, insomma, tutto quello che anche di curiosità, anche di aneddotica, al di là degli aspetti più propriamente di risultati che si riesce ad avere. Ovviamente classifica attuale, miglior classifica in carriera. Se il torneo è importante o se è significativo, per intanto sempre meglio averlo che non averlo, il dato. Prospettive di classifica legate a quel torneo, cioè se passa questo turno diventa il giocatore o la giocatrice, guadagna o perde posizioni rispetto alla settimana precedente, quindi come sono le proiezioni in diretta della classifica su tutti e due i giocatori, su tutte e due le giocatrici, qualche dato statistico legato a come sta andando la stagione, quante partite hanno vinto, quante partite hanno perso, sulla superficie in cui si gioca, com'è il loro rendimento stagionale e anche, diciamo, di carriera. Ovviamente poi alcuni elementi che possono avere a che fare con situazioni specifiche
partite specifiche. Mi spiego. Se c'è da commentare, so, un Master 1000, un WTA Premier, perché nel nostro caso i Master 1000 ovviamente non ci sono, almeno fino a quest'anno, quando ci sarebbe stato l'accordo, c'è cioè l'accordo per trasmettere, almeno per Super Tennis, una differita al giorno di tre tornei Master 1000, ma questo, diciamo, è un altro discorso. Ovviamente anche capire il rendimento in quella categoria di tornei, cioè la tal giocatrice nei WTA Premier Mandatory, che è una categoria importante, la più importante sotto gli slam, che ha fatto in carriera, qual è il suo miglior piazzamento, se quella vittoria, se dovesse vincere il match che si va a commentare, migliora, eguaglia, migliori piazzamenti, insomma, all'interno della categoria di tornei. Oppure, per esempio, c'è un derby, ci sono due connazionali, in quel caso diventa anche interessante capire quante volte i protagonisti in campo hanno affrontato un giocatore o una giocatrice della stessa nazione, come sono andati in carriera. Ovviamente anche, ma questo vale sempre, è importante conoscere il bilancio dei precedenti fra i due giocatori, ma si può allargare appunto il discorso. Ancora più importante la documentazione se parliamo di finali, perché a quel punto bisogna sapere che ci sarà anche, probabilmente, da commentare la premiazione e quindi anche la componente dati sul torneo, albo d'oro, vincitori, vincitori delle nazioni, dei protagonisti della finale, andamento, migliori, quante finali hanno giocato due in carriera, quanti titoli hanno vinto, dove li hanno vinti, eccetera. Quanti titoli hanno vinto nella stagione gli atleti della stessa nazione? Tutto quello che si può avere come dati, come aneddoti, bene, con la consapevolezza che non tutto quello che si ha, che si è preparato, andrà necessariamente usato, perché la telecronaca non è, il racconto sportivo non è faccio vedere quanto sono bravo, e dire la cosa giusta nel momento giusto, quindi anche avere un occhio sulla partita, ovviamente non solo stare a ripetere la lezione, diciamo, che si è imparata, perché l'aspetto importante, poi, al di là dei gusti, che il telecronista può piacere o non piacere, avere una voce più o meno bella, può urlare di più o di meno, può parlare di più o di meno, quello che è importante in generale, che chi racconta lo sport ha bisogno sì di dimostrare, è non dare mai l'impressione di saper nemmeno di chi ti guarda. Quindi la documentazione va. Poi il nerd lo trovi sempre, quello che ti dice che tu hai detto che il giocatore ha fatto gli ottavi di finale a Wimbledon nell'81, lui ti dice no, era all'80 o simili, o che sai tutti i dati di tutti, e quindi ti sta, come dire, ti viene a correggere. Però il telecronista, chi racconta, deve saperne, deve dare l'impressione, deve comunicare di saperne un po' di più della, diciamo così, della conoscenza media che ci si può aspettare dagli spettatori che stanno guardando quel prodotto in quel momento. E il tennis è uno sport che ha una conoscenza media degli spettatori alta, perché sono pochi gli occasionali, quelli che vengono, che, come dire, quelli che nel calcio sono una quota grossa. So, pensiamo a quelli che guardano solo la Roma la domenica pomeriggio o solo la nazionale, però se di nomini la Fiorentina, se di nomini Cristiano Ronaldo, lo sanno, hanno idea di cosa stai parlando. Certo. Nel tennis gli spettatori occasionali, a meno che non si tratta, so, Cecchinato in semifinale a Roland Garros, Fognini in finale a Monte Carlo, o adesso Sinner, che sta diventando fenomeno un po' più mainstream, allora sono attirati da questo, o Federer in finale a Wimbledon, voglio dire, o Nadal, o Djokovic, o comunque i grandi contesti, la stessa Coppa Davis è stato sempre un fattore che ha attirato, diciamo, anche il pubblico in Italia. In un torneo medio, se pensiamo al, so, quarto di finale dell'ATP di Barcellona, normalmente viene a vedere qualcuno che sa chi sono i giocatori, che conosce, che viene per un motivo, non passa per caso, viene sapendo cosa viene a vedere. E quindi è questa la sfida, riuscire a stare su quel livello, sopra quel livello, dare a uno spettatore che oggi ne sa molto di più degli spettatori delle generazioni passate, soddisfazione. Quindi raccontare qualcosa che sia interessante, raccontare in un modo che sia contemporaneamente interessante per chi
ne sa e magari può scoprire cose che non sa, e allo stesso tempo però non essere troppo nerd, troppo tecnico, perché ci sarà pur sempre qualcuno che ne sa un po' meno e rischia di trovare un racconto ostico e respingente. Certo, sì. Diciamo quindi che di media, diciamo tendenzialmente, forse il pubblico del tennis è più istruito, dai, diciamo, Esatto, esatto, esatto. più, ma facciamo competente, dai, quindi ha più Certamente, certamente. quindi di E questo ti conseguenza. mette di fronte noi a una responsabilità più alta rispetto a generazioni passate anche e rispetto a sport più mainstream, proprio perché la quota, proprio perché la competenza media dello spettatore è più alta, perché ridotta la quota degli occasionali negli eventi, come dire, meno popolari del circuito, perché parliamo sempre di realtà, parliamo di uno sport che non è diffuso come il calcio, e di un canale, se pensiamo alla realtà di Super Tennis, che trasmette anche tornei importanti, ma trasmette anche i 250, i WTA International, anche dai primi turni, quindi match che hanno a che fare con giocatori e giocatrici meno familiari al grande pubblico, e tornei più piccoli, che sono il pane per quelli che di tennis ne sanno tanto, ma che non attirano grosso pubblico occasionale, come può essere l'Internazionale d'Italia, dove invece, essendo un evento altamente popolare in Italia, trovi anche sia sul posto, diciamo, sia tra i tifosi sugli spalti, sia davanti alla televisione, anche qualcuno che magari tennis ne sa un po' meno, però è incuriosito dall'evento, e l'evento è il potere della fascinazione, in quel caso degli Internazionali d'Italia, che diventano grande evento sportivo nazionale, e allora viene attirato e magari può essere preso per mano e tenuto a guardare il tennis anche nei periodi successivi. Quindi è sempre difficile trovare un effettivo equilibrio, però mediamente gli eventi, diciamo, nella maggior parte degli eventi tennistici in calendario c'è un pubblico molto competente nel tennis, e questa è una sfida per chi lo Sì, racconta. sfidante per il telecronista, ma sicuramente anche nel mentre, visto che le partite sono tante, ti farai anche un database sicuramente potente. Quindi è mai magari successo che il coach o direttamente qualche giocatore ti venga a chiedere delle informazioni sul suo avversario che magari lui ne sa poco e tu invece ne sai tanto? Qualche volta capita, sì, qualche volta capita, ed è sicuramente una bella soddisfazione quando queste cose succedono. Poi chiaramente non capita con grossa frequenza, perché stiamo parlando comunque di professionisti e giocatori che il circuito evidentemente lo frequentano, però succede che, se magari capitano soprattutto situazioni con avversari che incontri per la prima volta, o in cui c'è magari una grossa differenza d'età fra i due, quindi è difficile che si siano anche visti, anche incontrati in altri eventi precedenti, queste curiosità possono esserci, e qualcuno viene a chiedere. Sì. Per quanto riguarda le telecronache, Maurizio ti pone una domanda e ti chiede: ma ti è mai capitato che magari su una palla facile, non so, a rete di una partita, magari con un certo pathos, ti venga ad esclamare: ma no, tipo c'è cioè, un errore, sai che in teoria dovresti Sì, essere sulla parte, però. capita, capita, capita. Poi c'è qualcuno che te lo fa notare, c'è qualcuno che ovviamente appena fai una cosa del genere ti dice: però tu sei tifoso dell'altro, tu sei tifoso di quell'altra, quella giocatrice ti piace meno, ti piace di più, quindi parli così perché ti è antipatica quella che ha sbagliato, oppure stai tifando per l'avversario e quindi sei contento in maniera strumentale. In realtà no, almeno per ognuno è libero di farsi e tenersi le sue opinioni, per carità. Però il telecronista, oltre ad essere qualcuno che racconta, che guida e che prova a raccontare e spiegare un po' di quello che sta succedendo, è fondamentalmente uno che condivide e trasmette una passione. Di fatto,
noi che commentiamo, in qualche modo siamo in campo con i giocatori. Noi ci appassioniamo, ci divertiamo anche come qualcuno che sta a casa. E la diretta che in ogni caso fa capire anche i filtri in alcuni momenti, cioè quando sei in diretta non riesci ad essere, non riesci a fingere di essere qualcosa o qualcuno che non sei, sei tu con le tue emozioni, col tuo mondo interiore anche che porti dentro nel momento in cui racconti il tuo modo di parlare, anche il background culturale, emerge tutto ed emerge anche quanto sei concentrato, quanto sei stanco, quanto ti stai divertendo o non divertendo, guardando il match si sente, si vede, si percepisce. Se sei molto partecipe di quello che sta accadendo, questa partecipazione può sfociare anche in reazioni di questo tipo, perché sei completamente immerso nel contesto del match e ti stai appassionando e quando ci si appassiona a qualcosa si partecipa di quello che sta accadendo. Può succedere. Senti, non ti chiedo quale. Aspetta, che leggo cosa dice Maurizio. Ok, sì. Dice che lui piace ovviamente un commento umano e non da robot. Ti credo, se no, i telecronisti. Speriamo che non vengano mai sostituiti dai robot, i telecronisti. Senti, non ti chiedo che giocatore di tennis ti piace o che giocatrice, che è magari una domanda scontata, ma ti chiedo. Che giocatore e che giocatrice ti piace fare la telecronaca, quindi vedere la sua partita? No, io che sono amante di storie, aneddoti e biografie varie, e forse qualcuno che mi legge o che mi ha sentito, magari lo sa, a me incuriosisce sempre molto, mi piace di più parlare di qualcuno che non conosco così bene o che non si vede così tanto in televisione, quindi di cui si possa provare a raccontare un po' di più la storia, quindi a presentarlo in un certo senso attraverso il match, senza distrarsi dal match, però sfruttare magari i tempi morti, i cambi campo, le situazioni tra una palla e l'altra, per far conoscere qualcuno che il pubblico magari non ha, perché magari non si vede troppo spesso, e giocatori che hanno una bella storia alle spalle, quindi che diventa anche piacevole da raccontare seguendo la partita. Questo mi capita, cioè mi è capitato di frequentare, quando ho commentato Tiafoe, le prime volte mi sono molto divertito. Ho giocatori come Herbert, giovani di questo, giovani della next gen maschile, che tutti hanno storie interessanti che possono essere ben raccontate. Devo dire, da questo punto di vista, nonostante il suo stile di gioco non è particolarmente gradevole e i ritmi a cui ti sottopone non sono comodissimi, ma sempre nel flusso. Anche Ivo Karlovic ti dà una quantità di possibilità di cose da raccontare perché ha profili social in cui è molto attivo, perché ha una biografia bellissima, piena di situazioni strane, di aneddoti particolari, di posti in cui è stato e non ti aspetteresti. Quindi è un giocatore che ti offre modalità di mantenere alta attenzione anche dello spettatore e anche tua che vai a raccontare. Ed è secondo me importante per non rendere il commento, come diciamo Maurizio, robotico, piatto, perché più cose sai, più riesci a mettere, più ingredienti riesci a mettere insieme nel racconto, è migliore, altrimenti a un certo punto finisci per elencare il punteggio, per fare il ragioniere delle palle break e poco altro. Certo. Sì, sono bello questa cosa che ti piace magari i giocatori meno conosciuti per farli conoscere al pubblico e per dare visibilità magari anche a quei giocatori che non sono magari in una classifica alta e quindi dargli la giusta importanza, anche perché chi è intorno ai 400 o 500 del mondo sicuramente sa giocare, ma non bene, ma di più. E Ah, quindi certo. è solamente una questione di magari di conoscenza del nome, no? Magari soprattutto nel tennis femminile che c'è un ricambio generazionale molto più veloce perché ci sono tante giovani ragazze che escono fuori già ai 16-17
17 anni rispetto magari al maschile è magari un po' di più un casino, no? Soprattutto ragazze dell'est che hanno i nomi molto simili e che non vi invidio quando dovete pronunciare durante le telecronache perché ci sono dei nomi veramente pazzeschi. Senti, ma c'è un... Allora, parlavo sempre con Roberto, il fotografo mi diceva che lui ha un rapporto particolare perché ha vissuto un torneo a stretto contatto ed è nata un'amicizia forte con Roberto Carbajas Baena e tu hai un giocatore che magari hai proprio un legame, che ti vedi, ti saluti, scambi due chiacchiere, proprio un'amicizia forte e che magari lui dice, ah, spero che mi facci tu la telecronaca, mi faccia tu la telecronaca, mi facci, attenzione, è caduto tutto, e mi facci Però di... ho un rapporto abbastanza cordiale in realtà con i giocatori, ma non, diciamo, non grandissime amicizie da questo punto di vista. Invece si è creato, ma ne abbiamo parlato, l'abbiamo citato prima, si è creato invece un buon rapporto ultimamente con, diciamo, negli ultimi anni, perché ci siamo conosciuti anche a livello di telecronache prima, ma poi siamo rimasti in contatto dopo appunto con Vincenzo Santopatri, che hai citato prima, che è stato ospite di questa intervista non troppo tempo fa. Difatti Vincenzo ti saluta e anzi già che ci sono ti propongo la domanda di Vincenzo che poi l'ha estesa un po', io l'ho modificata, ma quindi prima ti faccio la domanda originale di Vincenzo. Quali sono le tre caratteristiche che deve avere un buon giornalista del tennis al giorno d'oggi? Quindi anche magari a livello futuro, no? Tanto deve, come spesso si dice dei giornalisti sportivi di tutte le discipline, non deve saperne solo della disciplina di cui parla. Però in questo momento deve saperne tanto di tennis. Cioè, come si è sempre detto, chi sa soltanto di calcio, chi parla solo di calcio non sa niente di calcio. Ecco, vale un po' anche per il tennis, per riuscire a. Deve capire come mettere le cose in prospettiva e questo con un background culturale, se è più ampio, se è più denso, meglio. Deve capirne di gioco. Poi ci sono le specializzazioni, nel senso che non è detto che deve essere, non deve andare a fare il ruolo del maestro di tennis o del coach, non è necessario quel livello di specializzazione. Però in uno sport come il tennis c'è bisogno di una conoscenza, diciamo, basica, ma più ce n'è meglio è, dell'aspetto tecnico, delle strategie. Deve conoscere i giocatori, deve conoscerne le storie, perché più conosce le persone, quindi più sa dei protagonisti, poi che attraverso rapporti personali, attraverso letture di interviste, libri, tutto quello che visioni di interviste se le hanno date in televisione, in radio, via YouTube, più conosce le persone, le personalità, i caratteri, più riesce a mettere in relazione come il giocatore è con quello che il giocatore fa. E le due cose nel tennis sono strettamente collegate. Quindi più si riesce a comprendere questo, e meglio si riesce a trasmettere il gioco. Bella, bella questa cosa che hai detto. E la domanda, diciamo, che andava a completare questa cosa qui, che io poi un po' l'ho modificata, è vivendo il circuito, quindi conoscendo anche i personaggi che lo frequentano, e quindi tu, proprio vedendoli anche all'opera. Qual è quel coach che tu hai visto e hai detto cacchio, questo è bravo perché magari fa quelle due o tre cose che ti fa dire questo è un coach, non solo la disponibilità, il fatto di rimanere in disparte, se tu magari ci hai fatto caso su queste cose qui. Allora, se parliamo di italiani, diciamo di coach con cui abbiamo familiarità anche per ragione geografica, adesso ripeto, Vincenzo è uno di quei coach che ha saputo lavorare bene perché ha trovato anche un giocatore come Berrettini con una filosofia molto simile, con un idem sentire sull'approccio al gioco, che è quello che per esempio sta facendo funzionare molto bene il rapporto Piatti-Sinner.
Perché sono due che hanno visioni di ampio respiro, di orizzonte di medio periodo che non ha a che fare solo col tennis. E queste due cose, queste due mentalità che sono incrociate stanno dando dei grandi risultati, perché entrambi sanno cosa serve per vincere e sono riusciti ad adattarsi naturalmente l'uno al modo di pensare dell'altro. Un coach deve sapere anche essere flessibile, deve sapere adattare quello che è il messaggio che vuole trasmettere, ma deve anche capire qual è il modo in cui trasmettere le sue indicazioni e capire se dall'altra parte c'è un giocatore o una giocatrice disposta a affidarsi a questa strada. Ed è quello che non ha fatto funzionare, per esempio, il rapporto su Sumic Muguruza, nonostante a livello teorico il piano di Sumic fosse un'indicazione sostanzialmente corretta per il gioco, per le caratteristiche di gioco che ha Muguruza. Oggi Muguruza, con un'altra coach di cui si fida di più, un'altra allenatrice, fa in campo le cose che gli aveva chiesto Sumic prima. Quindi diciamo, la strada funziona, ma il messaggero in questo caso meno. Quindi il messaggero deve essere bravo a adattarsi, a non restare fisso, a non pensare, per esempio, che se un piano di gioco e una strategia ha funzionato con un giocatore, poi necessariamente funzionerà anche con il prossimo che va ad allenare. È un mestiere difficile. Mi è piaciuto, per esempio, mi sta piacendo come si sta rapportando Massu con Tim. Da questo punto di vista abbiamo avuto a livello di allenatore un'esperienza che poi è anche in quel caso familiare, ma il rapporto tra Tony Nadal e Rafa Nadal è un rapporto che andrebbe studiato, perché c'è una cura della persona prima, c'è una cura del giocatore poi, e anche in questo caso c'è stata chiaramente una durezza iniziale, l'abbiamo sentita raccontata tante volte, ma ha portato a degli enormi risultati positivi in termini, poi ovviamente in termini di carriera, e non sta certo a me dirli. Per cui è un rapporto complicato. Quello che il bravo allenatore deve fare è avere dei principi di gioco, diciamo, abbastanza saldi, perché un giocatore magari sceglie un allenatore perché è in grado di perfezionarlo su un certo aspetto del gioco, quindi lo sceglie per quello, perché ha bisogno di un dettaglio, di un perfezionamento, però deve essere anche contemporaneamente flessibile, capire bene con che materiale, mi si passi l'espressione, anche se mi piace poco, ma con quale materia prima ha a che fare e come esaltare le caratteristiche del giocatore che devi allenare. Non è detto che il piano di gioco buono con quello di prima funziona necessariamente con quello di dopo. Senti, parliamo di maratona di tennis, quindi quando tu sei a fare la telecronaca e ti becchi il famoso Mauut Isner che dura una vita, adesso non dico proprio quella partita, poi tra l'altro quella partita, chi ha fatto la telecronaca? C'era la telecronaca? C'era, io ero lì, ma ero lì per Bitennis, quindi siamo stati in sala stampa, però sì, c'era. Però comunque considera che di maratone noi al Super Tennis ne abbiamo fatte, perché noi in realtà facciamo più di un match alla volta, anche in successione, quindi capita di stare in telecronaca con Ecco, brevi pause, ma anche per 7-8 ore di fila, con match diversi, però chiaramente non in un match unico, però, ma sempre un impegno. volevo chiederti appunto qual è il record che hai fatto diciamo, di partite di maratona e poi se magari nell'ultimo incontro quando eri ormai alla frutta hai cominciato a fare casino magari con i nomi, hai sbagliato, Sì, pensavi di sbagliare. quello capita sempre, più sei stanco peggio è. Chiaramente quando ne fai tre e mezzo, cioè quattro partite di fila, chiaramente a un certo punto cominci a confondere i punteggi, cominci a dire un giocatore per un altro, capita frequentemente. Non dovrebbe succedere, ma è abbastanza umano che ripetendo poi gli stessi nomi, che il tennis, chiaramente i protagonisti sono due a partita, quindi li ripeti talmente tante volte che in qualche caso capita di invertirli, confonderli, invertire i punteggi, perché chiaramente la stanchezza porta inevitabilmente anche a quello. E l'altro grosso rischio di confusione è quando il match è notturno, perché se commenti alle 4 o alle 5 di mattina, chiaramente la lucidità non può essere la stessa. Non è la stessa, esatto. Quindi diciamo che la stanchezza si fa sentire.
Senti, parliamo anche della tua vena e della tua parte di scrittore. Si parlava di libri, no? Che hai scritto e ne hai scritti tre. Adesso io metterò i titoli e anche i link per acquistarli in chat così tutti quanti potete vederli. Mi fai una breve storia dei tre libri, come ti è nata l'idea di scrivere un libro su quell'argomento che ci spiegherai. E poi come costruisci un libro, cioè come lo sviluppi? No, parliamo diciamo dei tre libri che sono prevalentemente a contenuto tennistico, poi ce n'è un altro in realtà che è sull'aspetto tennistico, un'inchiesta sulla morte di un calciatore. Però restando quelli che hanno più a che fare col tennis, il mio primo libro in assoluto, che si chiama La valigia dello sport, edizioni FP Libri, nasceva in realtà come raccolta di saggi che avevo cominciato a pubblicare in un blog, perché poi l'altra mia grande passione è la storia dello sport, come le due cose si intrecciano. Io sono anche un componente della Società Italiana di Storia dello Sport, che raccoglie ricercatori, accademici, storici e giornalisti. Quindi mi piaceva raccontare una serie di episodi in cui l'aspetto sportivo e il contesto storico più ampio si intrecciavano in maniera significativa. Faccio un caso che conosciamo tutti, la finale di Coppa Davis Italia in Cile nel 1976, per intendere cosa, per capire il tipo di contenuti. Poi ho pubblicato una biografia di Arthur Ashe, che è il primo libro biografico tradotto in italiano, la prima biografia completa in italiano di Arthur Ashe. Poi successivamente sarebbero stati pubblicati il suo libro di memorie, Days of Grace, che in italiano I giorni della grazia. Sarebbe stato pubblicato Levels of the Game di James McPhee, che è uno dei libri più belli, secondo me, sul tennis mai scritti, che è uscito in un volume insieme ad un'altra opera per Adelphi, all'interno del volume Tennis, che raccoglie due scritti in realtà, oltre a questo. E poi, per quanto riguarda sempre le opere tennistiche, recentemente sono tra gli autori e sono co-curatore insieme ad Andrea Pelliccia, che è anche un altro degli autori, del primo volume della collana sportiva della casa editrice 100 Autori, che è su Federer, Nadal e Djokovic, sulla loro rivalità, guardata con più autori diversi, con una raccolta di saggi su aspetti che hanno a che fare su loro tre, e quindi per esempio famiglie, tifo e come dire, reazioni che hanno i tifosi anche via social alle loro tre personalità, è una parte invece che raccoglie una selezione di match simbolo che possono in qualche modo raccontare la scansione delle rispettive rivalità incrociate. Il lato social che hai tirato fuori adesso diciamo, i tifosi di un giocatore piuttosto che di un altro, ci sta. Quello che a me non piace è la denigrazione di uno dei tre. Se io tifo per Federer, Nadal è un doppato, è gioco monotono. Io non capisco ancora quando leggo questi commenti. Djokovic, in campo si comporta male, eccetera. Non capisco ancora come si riescano a fare dei commenti del genere, anche perché stiamo parlando di i primi tre al mondo. Io personalmente forse sarò nei primi tre del mio condominio, credo. Io ho una vecchia di 80 anni, due di 70, quindi sarò il primo del mio condominio. No, scherzo, ovviamente. No, quello che volevo entrare in argomento è anche quando fate le telecronache che sono in diretta sui social, vedo dei commenti sotto assurdi. Voi ci fate caso, ci andate oltre, sia Normalmente cerchiamo di andare oltre, però è ok. evidente che se ti cioè, andare oltre semplicemente non cercando di non leggere, di non guardare la componente commenti, perché francamente è comunque condizionante. Poi ci sono situazioni in cui invece l'interfaccia col pubblico viene stimolata, viene richiesta, diventa una parte del racconto, e allora qualche volta l'occhio ti cala per forza, perché devi leggerli, perché c'è qualcuno che ti chiede qualcosa e magari
Rispondere può essere anche un'occasione di arricchimento se la domanda è interessante, diciamo, sul match, un'occasione di partecipazione. Se si offre uno strumento di partecipazione, poi anche da parte nostra è in qualche modo comprensibile che si cerchi di valorizzarla questa partecipazione, però se ti cala l'occhio su un commento offensivo mentre sei in diretta, puoi anche provare a ignorarlo quanto vuoi, ma quel retropensiero c'è sempre ed è in ogni caso poi un po' condizionante nel proseguimento. E là c'hai quel bel tasto che disattiva il Esatto, microfono esatto. e poi dopo lo riaccendi, no? quando ti sei lasciato andare. Esatto, succede, succede. Quel tastino mitico, no? Quello come un po' io quando sparisco che non mi vedi. No, beh, scherzo. Esatto. Senti, ti volevo chiedere ancora una cosa, e poi ti lascio andare a cena. Domani abbiamo Fabio Ferro, quindi parleremo di racchette, materiali. Benissimo. L'altra volta ci sono state un casino di domande. Ho la racchetta questa qui, che corde mi consigli? Ma cosa intendi per rigidità? Quindi sarà un argomento interessante. Quello Fabio era chiedi. autorità per il giocatore sia amatoriale che agonista nazionale, sono dei giocatori di quarta, terza, seconda categoria che fanno i tornei open, che giocano i campionati per affiliati. Lui è assolutamente un'autorità, quindi ottimo colpo. Sarà interessantissima l'intervista, sono sicuro. Sì, poi tra l'altro anche lui è una persona disponibilissima, umilissima, quindi veramente simpatico. No, quello che ti volevo chiedere è sempre stata una mia curiosità, anche se mi sembra che Luca Fiorino me l'aveva spiegato, ma non lo ricordo sinceramente, il fatto di, magari l'appassionato, ecco, una domanda che hanno fatto a Fabio quando ho fatto l'intervista con lui, perché l'avevo già fatta, ma anche lui purtroppo non sono riuscito a registrarla, quindi la rifaccio. Una delle domande che erano più spesso fatte durante la sua intervista era: i giocatori professionisti a quanto tirano le corde? Che corde usano? Ma la racchetta di Federer, quello che voi fate durante l'intervista è praticamente mai parlare degli attrezzi. È una questione di pubblicità? Allora, nel mio caso no, nel senso semplicemente io onestamente se devo andare sul dettaglio molto tecnico, sento di non saperne abbastanza. E onestamente non parlo di cose che non conosco così bene per quel ragionamento che abbiamo fatto prima. Perché se c'è qualcuno che mi ascolta e ne sa, corre un rischio più alto. Io in diretta non dico cose di cui non sono ragionevolmente sicuro. Quindi, se ho delle informazioni sui dettagli, sì. Se non li ho sulla racchetta del tal giocatore, preferisco non dirlo che dire una cosa sbagliata. Per quanto riguarda me. Sì, è il discorso che facevi prima. Senti, prima di salutarci, ti devo chiedere innanzitutto la domanda per domani per Fabio, che è la domanda che gli faresti. Ma hai qualche aneddoto, qualche dietro le quinte, il classico pezzo da gossip che ci puoi lasciare prima della cena? Cioè, storie tra giocatori e giocatrici, cosa vuoi sapere? Ma sì, magari qualcosa che è successo di particolare, non proprio fra giocatori e giocatrici. Ma già che ci sei, dai, se hai qualcosa. Allora, comincio intanto dalla domanda per Fabio. Innanzitutto, mi piacerebbe sapere se negli anni ha sviluppato un particolare metodo per capire che cosa cerca in una racchetta e quale metodo usa per capire in campo subito quella racchetta, a quale tipologia di giocatore, a quale livello di qualità, diciamo così, del destinatario a chi può essere indicata, diciamo, se per il giocatore più alle prime armi o più esperto, cioè, come cerca, come riesce a intuire e da cosa riesce a intuire l'utilizzatore ottimale della racchetta che sta testando. Questo credo che sia un aspetto interessante, e ma questo lo sentirò immagino in intervista, il metodo che poi usa per le sue
recensione. Questa credo sia un aspetto, insomma, interessante in ogni caso per capire il suo lavoro. Ok, Devo adesso dire che sui giocatori, beh sì, con qualche episodio, chiaramente quando si gira per i tornei, chiaramente si incontrano anche giocatori in situazioni, come dire, più familiari, più colloquiali, come può essere il ristorante giocatori a Roma piuttosto che a Wimbledon, quindi gli incontri, li vedi anche con un po' più rilassati, diciamo, un po' più tranquilli, e quindi magari qualche siparietto l'ho anche visto, niente troppo particolare, però insomma sicuramente c'è modo di vedere. Mi è capitato, per esempio, una volta mi ha colpito vedere a cena, credo, se non ricordo male, fosse Joana Conta a Roma, dopo che aveva vinto un match agli internazionali, essere felicissima, rilassatissima, contentissima, con una pizza, una coca, e il coach davanti, che non, come dire, che quasi indifferente, perché invece è felicissima, come chiunque di noi con una pizza sabato sera. Ecco, poi scopri anche che questi personaggi, questi giocatori che sembrano distanti, poi in realtà hanno anche, sanno avere anche quelle, cioè hanno anche poi delle abitudini, riesci anche a vederle in condizioni molto più familiari, e quindi si riesce a capire che la distanza è molto una percezione, però è difficile rompere quella barriera di cui abbiamo parlato prima. diciamo il lato umano. Se vuoi te ne racconto una io che l'ho vissuta a Umago durante l'ATP 250 qui in Croazia. C'era durante la settimana del torneo il compleanno di un mio amico, ma durante la settimana, adesso non mi ricordo se il mercoledì o il giovedì, abbiamo fatto festa, siamo andati un po' tardi e verso le 3, così 3:30 del mattino ho detto boh, ok, torno a casa. E mentre faccio la strada per andare verso la macchina, incrocio camminando Gael Monfils a petto nudo, con gli occhi così sparati, tutto sudato. E ho detto, ma questo cacchio va? E il giorno dopo, a mezzogiorno, si allenava con le cuffie in campo sotto il sole. L'acido assurdo. Per esempio, questa è un'esperienza che puoi fare anche andando a Wimbledon come tipo di torneo, perché forse l'unico caso in cui i giocatori non stanno i tanti giocatori almeno non sono negli hotel convenzionati, quindi distanti, ma spesso affittano case all'interno del quartiere. E quindi, per dire, quando sono stato inviato al torneo, mi capitava di vedere Irina Jankovic dal fruttivendolo a prendere le cose, cioè a comprare le mele, cose di questo tipo. Scene veramente di vita quotidiana a cui non siamo abituati, magari pensando al contesto dello sport di più alto livello in un torneo, che però è affascinante anche proprio per questo, perché riesce a stare su quel bilanciamento tra il nuovo e una tradizione che resta forte, che fa poi la forza dell'identità del torneo. Certo, non mi ricordo con chi parlavo una volta e mi ha detto guarda che vada Federer o che ci vada tu, il bagno, sempre il bagno, quindi sono delle persone normali, Esatto, come perfetto, giustissimo. no. Ok, Alessandro, io ti ringrazio per aver fatto questo bis Grazie a te. di puntata, ma questa volta va registrata, quindi la troverai poi sul canale YouTube, come sto caricando tutte le puntate. E domani abbiamo Fabio Ferro alle 18. Come vi ho detto, arrivo alla 40ª puntata, poi mollerò un po', quindi ridurrò un pelo le interviste, ma andremo avanti anche perché fino al 4 maggio mi sembra ne vengono fuori una cinquantina, quindi è un buon numero anche per fare il libro di cui voi siete a conoscenza e che si chiamerà 00 Quarantena, come ti dicevo, Alessandro. Magari una dritta Grande nome. me la potrai dare visto che sei esperto in scrittura di libri. Io ti ringrazio, ti auguro buona cena, auguro buona cena a tutti voi, buon proseguimento di domenica e ci vediamo domani come sempre alle 18 su Sottorete. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Alessandro.